veramente non è concepibile, cioè non ci deve essere qualcosa che gli è entrato in lui, non so, qualcosa nel cervello gli è scoppiata una valvola, che, non lo so, perché non è, perché poi mi ricordo che la prima volta che si erano lasciati lui diceva ma io mi ammazzo, non posso stare senza la Giulia, io dicevo scusate, ma da papà, insomma, anch'io avevo 20 anni all'epoca, dicevo ma sì, ne troverai altre di morose, non ti preoccupare, quello che fanno tutti, penso, genitori dicono ma sì, non ti preoccupare, ma no, papà, senza la Giulia non posso più vivere. Ho detto vabbè, piano piano dopo ci sono rimessi insieme, ho detto vabbè, meglio così per loro, e invece dopo si vede che di nuovo la Giulia avrà capito che non era il ragazzo per lei, non lo so, ma io penso, sono sicuro che la Giulia non avesse, cioè, perché non, una sensazione che lui le avesse tolto mai un capello, perché sennò non avrebbe continuato comunque a uscire se lui gli faceva stalking o che altro, lei era, secondo me, si sentiva anche protetta, non protetta, però era sicura che quando usciva con lui non rischiava niente, perché sennò in tutti questi anni, cioè al minimo lo vedi un ragazzo se ti, cioè, se ti fa qualcosa, se è violento, che avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo. Purtroppo sì, però dopo è mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza di che comunque la vita deve andare avanti. Non so se ero completamente contento, perché quando ho trovato il corpo di Giulia ho detto che anche lui, cioè, non vorrei, cioè, sono cose... Il pericolo era quello che anche lui magari non ci fosse stato più, ecco. Esatto, sì. E pagherà per quello che ha fatto e che la giustizia faccia il suo corso, eccetera, ma... Voglio dire, c'è una famiglia, c'è anche un suo fratello, insomma, che bisogna anche capire bene, perché dopo, cioè, non è facile per affrontare anche per il fratello queste cose, vedere, cioè, messo descritto come un mostro, perché non è mai stato.